una Bibbia e una vita alla luce. Evidentemente, quando abbiamo iniziato questi tre giorni, ci eravamo posti un problema: come faremo a fare questi tre giorni sapendo che lei è fisicamente oggi in quello che siamo qua? Evidentemente ci ha pensato lei che amava molto il Signore, e quindi evidentemente appunto vedere la festa del cielo. Quindi vedremo qualcosa di estremamente toccante, perché c'è un finale che è stato realizzato solo due giorni prima dell'ascensione del cielo del soffermento. E quindi io vi lascio questa breve testimonianza così per conoscere il messaggio Signore di soffermento. Novelli aveva fatto un'opera molto grande, perché
perché aveva tolto dalle carceri giovani non solo che avevano una vita ambigua, ma anche delle vittime che per allontanarle dalle violenze dell'ambiente venivano collocate in carcere. Quindi c'era veramente un pochino di tutto e l'opera fatta dalle suore è stata un'opera di ricostruzione della persona. Poi pensiamo all'anno 1941. Noi sappiamo che 1940 era stata dichiarata la seconda guerra mondiale, un'opera di distruzione. A Carinola veniva fatta un'opera di costruzione, aiuto alle persone. Questo ci dice che è vero che c'è il male, è vero che c'è la violenza, è vero anche che il bene continua a crescere. Grazie alle persone che ci credono. Quando le suore sono giunte qua, erano un po' come un bambino quando viene al mondo. Non conoscevano che cos'era un istituto di rieducazione, non conoscevano la zona, non conoscevano nulla di tutto questo. Chi è che le ha aiutate? Senz'altro le autorità ecclesiastiche, civili, ma la gente. La gente. Leggendo le cronache dell'istituto si vede la famiglia tale ha dato l'acqua, la famiglia tale ha dato un sacco di fagioli nel momento in cui non c'era nulla. La solidarietà, i consigli, la comprensione, la pazienza, perché avete nominato Suor Maria di San Giacomo Comi, chiamata la direttrice, l'enciclopedica, ma anche il maresciallo, e questa la dice lunga. Poi mi dicevano che quando andava al mercato sempre per ultimo, perché raccoglieva e faceva il prezzo che diceva lei, per portare a casa da mangiare alle sue ragazze. Quindi veramente Carinola ha visto tante personalità dove le suore si sono sentite a proprio agio e quando uno si sente a suo agio tira fuori il meglio di sé, ma anche la propria personalità. Quindi ognuno ha dato quello che ha potuto secondo i doni che ha ricevuto con tanto amore. E ricordando questa suora abbiamo detto, ecco lei che ha fondato il nuovo istituto. Forse lo sapete come l'ha fondato. Quel terreno c'era, non c'erano i soldi. Allora è andata a Roma, ha comprato un mazzo di immaginette di San Giuseppe, 100, e con uno strumento le ha seminate perché crescesse l'istituto. Ecco, come ha fatto Sant'Agostino Rocelli? Penso che qui sta il segreto e nella fede. Sant'Agostino Rocelli ci credeva in quello che faceva e aveva un grande collegamento con quello lassù. E penso che se le suore compiono oggi 75 anni a Carinola è perché sempre si sono tenute in collegamento con colui che sta lassù. E così cerco di fare anch'io e cerchiamo di fare un po' tutte insieme con questo. Vi direi una cosa, non so, qualcuno di voi ha conosciuto Suor Maria Antonietta Costoli, Luisa Costoli, e non c'è perché è affetta da un tumore alla bocca, devastante, che l'impedisce di esprimersi, però manda il suo messaggio e dice, c'è un libro del Coelho, che cita così, c'è un tempo per ammalarsi e un tempo per guarire. Dice, per me è un tempo per ammalarsi. Avrei voluto essere qui con voi, ma senz'altro se è un'imprudenza, un viaggio lungo, il rischio di ricadute. Dice però che voi avete insegnato a lei, dice, da tanti anziani di Carinola, mi sono sentita dire, Dio vuole così e Lui mi deve aiutare perché io a Dio voglio bene. Questa è la fede dei carinolesi. E lei l'ha presa. Ha ricordato anche i momenti in cui lei lavorava con i chierichetti, i momenti della scuola, il consultorio con i familiari. Quando è stata così nella scuola materna, che ha lavorato insieme con i genitori, con tanto, tanto affetto. E dice, perché la lettera è molto lunga, poi ve la lascio, da parte mia prometto preghiere
come del resto sempre fatto, perché il buon Dio doni ad ognuno quello che desidera.